L'artrite reumatoide è una malattia autoimmune cronica che colpisce le articolazioni, causando infiammazione e dolore. In questo tipo di malattia, il sistema immunitario del corpo attacca erroneamente le articolazioni, causando un'infiammazione cronica. L'artrite reumatoide può colpire le persone di tutte le età, anche se è più comune tra le persone di età compresa tra 30 e 50 anni. Molti pazienti con artrite reumatoide descrivono il dolore alle articolazioni come un dolore sordo e costante, che può peggiorare con l'attività fisica. Altri sintomi comuni includono gonfiore, arrossamento e calore nella zona interessata. L'artrite reumatoide può anche causare fatica, febbre e perdita di peso. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo 2 secondi del tuo tempo per chiederti di mettere un mi piace e di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. L'artrite reumatoide può colpire diverse articolazioni del corpo, anche se in genere colpisce le piccole articolazioni delle mani e dei piedi. I sintomi dell'artrite reumatoide possono variare da persona a persona, ma in genere includono dolore e rigidità articolare, che possono peggiorare durante il giorno. Il dolore può essere così forte da limitare l'attività quotidiana e il riposo notturno. Inoltre, l'artrite reumatoide può causare deformità articolari, come le mani a grinfie, il che può portare a una limitazione funzionale importante. Altri sintomi dell'artrite reumatoide possono includere perdita di funzionalità articolare, fatica, febbre e perdita di peso. Il trattamento dell'artrite reumatoide può includere una combinazione di farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, corticosteroidi, farmaci modificanti la malattia, DMARD, terapie biologiche e fisioterapia. Il trattamento dipende dalla gravità dei sintomi e dalla risposta individuale alla terapia. I FANS e i corticosteroidi possono aiutare a ridurre il dolore e l'infiammazione, ma non curano l'artrite reumatoide. I DMARD possono aiutare a rallentare la progressione della malattia e prevenire ulteriori danni articolari. Le terapie biologiche, invece, possono aiutare a inibire la risposta autoimmune e ridurre l'infiammazione articolare. Inoltre, la fisioterapia può essere utile per migliorare la mobilità articolare e ridurre il dolore. In alcuni casi, l'intervento chirurgico può essere necessario per riparare o sostituire le articolazioni danneggiate. Il medico specialista più competente per la gestione dell'artrite reumatoide è il reumatologo. Questi professionisti hanno una vasta esperienza nella diagnosi e nel trattamento dell'artrite reumatoide e sono in grado di fornire un'assistenza completa e personalizzata ai pazienti. Il reumatologo lavora a stretto contatto con il medico di base e altri professionisti sanitari, come il fisioterapista e l'occupazionale terapista, per fornire una gestione multidisciplinare dell'artrite reumatoide. Questo team di professionisti può aiutare il paziente a gestire i sintomi e a migliorare la qualità della vita. Inoltre, il medico di base può essere il primo punto di contatto per i pazienti che sospettano di avere artrite reumatoide. In tal caso, il medico di base può indirizzare il paziente al reumatologo per una diagnosi e un trattamento adeguati. In conclusione, l'artrite reumatoide è una malattia cronica che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita dei pazienti. Tuttavia, con una gestione adeguata e tempestiva, i sintomi possono essere gestiti efficacemente, permettendo al paziente di mantenere una vita normale e attiva. Stai cercando il reumatologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se sei un dottore specializzato, puoi partecipare al nostro progetto, vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!